l'assetto giusto, e anche oggi abbiamo concesso un giocatore dietro, è importante, ha fatto bene, e loro non avevano mai... Momento difficile, mister. È un momento difficile, purtroppo veniamo da tre partite consecutive, considerando che abbiamo fatto due partite, una 120 minuti di mercoledì scorso, su un campo molto più pesante di questo, e quindi sinceramente da ultimo, probabilmente l'ultimo quarto d'ora ci è un po' mancato, ma dovuto anche un po' allo scoramento e il gol che abbiamo preso anche oggi, che sinceramente è dovuto a una deviazione a spiazzare il portiere. Ultimamente devo dire che non ci vanno bene. Oggi hanno fatto un salvataggio sulla riga su uscita errata di portiere loro, e noi domenica un'azione identica a quella abbiamo preso gol. Purtroppo ci sono momenti difficili, bisogna andare avanti, recuperare tutti i nostri giocatori, che anche certo. Oggi avevamo fuori 4 o 5 giocatori, e quindi recuperando i nostri giocatori con la calma giusta possiamo fare un bel finale di campionato. Però purtroppo non è facile, perché magari moralmente la squadra può andare anche un po' giù. Sinceramente io non è che sono demotivato, la squadra, fino a che oggi abbiamo avuto l'assetto giusto e anche oggi abbiamo concesso un giocatore dietro, è importante, ha fatto bene, e loro non avevano mai tirato in porta. Purtroppo ora ci va così, bisogna avere la pazienza e l'umiltà giusta per venirne fuori. Quanto pesa l'eliminazione della Coppa? Poi nella maniera in cui è maturata? Pesa parecchio, perché avevamo fatto una partita dove avevamo dominato, abbiamo preso 2 gol, su uno su ingenuità clamorosa nostra, e un altro quando come ti dicevo prima, dice male. Ora non è che uno può appellarsi alla sfortuna, certo. Però quando è il momento che non ti vanno. Pesa parecchio, perché sinceramente meritavamo di passare, abbiamo fatto una bella coppa, e purtroppo le gambe oggi, sicuramente l'ultimo quarto d'ora ci può essere mancato, ma ti ripeto, è dovuto al fatto che abbiamo preso gol, perché fino a che non avevamo preso gol non è che ci avessero un pensierito più di tanto, nonostante abbiamo fatto, ti ripeto, noi abbiamo un campo che è pesantissimo, abbiamo fatto 3 partite di fila, perché abbiamo giocato 2 in casa e più la coppa, su un campo molto pesante, e oggi mi sembra che comunque la squadra tutto sommato si è mossa bene. Per il resto l'esperienza non ti manca, dai, per cercare di voltare pagina? No, cerchiamo di voltare pagina, io lavoro sempre nella massima tranquillità, purtroppo a volte dispiace, perché quando vedi durante la settimana fai bene, la domenica non ti gira, e a volte è fastidioso, però purtroppo lo sport, il calcio è questo, come si dice, la palla rossa, bisogna essere intelligenti. Grazie, buon lavoro.